Lucia Tanti, consigliere provinciale, lei mi ha confidato, diciamo, che in tanti anni di politica era la prima volta che si presentava alla caserma dei Carabinieri. Per fare che cosa? Eh sì, non mi è mai capitato di dover andare a esporre una denuncia per ipotesi di falso ideologico. Io ho ricevuto una risposta nel novembre scorso da parte della dirigenza del Convitto Nazionale e poi è emerso, documenti alla mano, che questa risposta probabilmente non è veritiera. Perché da un po' di tempo io sto seguendo questa anomala gestione amministrativa del Convitto Nazionale, dove ci sono già dei rinvii a giudizio nei confronti della dirigenza, ma c'è anche una questione ancora aperta in merito a un bando per esperto esterno di musica che è oggetto di tante perplessità, non solo mie, il che già, insomma, sarebbero sufficienti a farne una riflessione, ma anche della polizia giudiziaria, che ha accertato l'esistenza di documentazione non veritiera, cioè l'emissione di documenti con stessa data e stesso protocollo ma contenuto diverso, volti i documenti a sistemare, a regolarizzare ciò che evidentemente tanto regolare probabilmente non era. Siccome la provincia di Arezzo, così come il comune di Arezzo, fa parte del consiglio di amministrazione del Convitto e il consiglio di amministrazione è l'organo di controllo del Convitto medesimo, allora io sono molto sorpresa del fatto che documentazione probabilmente non veritiera, di cui io, per quello che posso capire, mi sento di dire falsa, comunque vedremo in ogni caso. Beh, detto questo, credo che un organo di controllo debba controllare e a noi ci sembra che il Consiglio di amministrazione sia un po', come dire, distratto. Lei ha inviato anche una lettera ai consiglieri provinciali. Sì, ho inviato una lettera a tutti i consiglieri provinciali perché io ho investito l'aula di questa vicenda molte volte e allora credo che sia giusto che tutti i consiglieri provinciali abbiano contezza del fatto che le mie perplessità al momento sono avvalorate e accertate in parte dalla polizia giudiziaria, il che forse rende la cosa un po' più seria.